Per i cavallucci dolci ci serviranno 90 g di zucchero, 70 ml di vino bianco, 250 g di farina, 60 ml di olio di semi di girasole, 50 g di mandorle, 50 g di noci, 25 g di pan grattato, 30 g di mosto cotto, 25 g di fichi secchi, 25 g di uvetta, un cucchiaio di cacao amaro, una tazzina di caffè, buccia grattugiata di mezza arancia e mezzo limone. Partiamo dalla parte ricca di questa ricetta, il ripieno. In una ciotola metto il mosto cotto. Vi spiego brevemente cos'è il mosto cotto. Noi lo chiamiamo così e lo chiamiamo anche sapa. Praticamente è una melassa che si ottiene dalla cottura del mosto. Si mette in un grande tegame di rame e si fa cuocere a lungo insieme alle mele cotogne. Passato il tempo si mette nelle botti a stagionare, se ne lascia un po' di questo liquido a cuocere ancora, fino a quando non diventa mosto cotto. Aggiungiamo anche il caffè, un cucchiaio di zucchero, il cacao. Diamo una bella mescolata e mettiamo all'interno tutta la frutta secca, le mandorle tritate, i fichi secchi a pezzetti, le noci tritate e l'uvetta. L'unico ingrediente che non si trova facilmente è il mosto cotto, ma lo potete tranquillamente sostituire con la stessa quantità di marsala. Aggiungiamo anche il pan grattato e in ultimo la buccia grattugiata dell'arancia e del limone. Il ripieno va fatto riposare una mezz'oretta, intanto prepariamo l'impasto. In un pentolino faccio sciogliere lo zucchero nel vino. Lo zucchero è sciolto, togliamo dal fuoco e aggiungiamo nel pentolino anche l'olio. E versiamo i liquidi nella farina. Lavoriamo un pochettino l'impasto fino a renderlo bello liscio. L'impasto è bello liscio, omogeneo, però prima di stenderlo lo faccio riposare una mezz'oretta. Stendiamo l'impasto. Infarino per bene il piano. E con il matterello faccio una sfoglia sottile sottile, un paio di millimetri. Però non mi viene mai tonda come quella di mamma. Sempre un po' smerangolata, si dice da noi, cioè tipo un cetriolo. Taglio la sfoglia per formare i biscotti con un coppa pasta di 10 cm di diametro. E ora vado di ripieno, un cucchiaino abbondante per ogni cavalluccio. Prima mi bagno un po' le dita, passo tutto sui bordi, in questo modo si chiude bene e non si apre in cottura. Quindi richiudo una volta per fermare il ripieno e richiudo ancora e piego a mezzaluna. Io ho fatto il ripieno tradizionale, però se volete potete mettere frutta candita, cioccolato, marmellata. E in ultimo facciamo i tipici taglietti che ci faranno vedere il ripieno. Quindi con le forbici faccio 3 incisioni.
inforniamo e facciamo cuocere a 180 gradi per una quindicina di minuti. Guardate che bellini, in cottura si sono aperti e si vede bene il ripieno. Qui li facciamo anche bagnati con l'Arkermes e cosparsi di zucchero semolato. Ora ho capito perché dal Medioevo si fanno ancora questi dolcetti. Sono un concentrato di gusto ed energia che fanno affrontare anche gli inverni più duri. Li ho fatti in casa per voi. In una ciotola mettiamo il mosto cotto, il caffè, un cucchiaio di zucchero, il cacao e diamo una prima mescolata. Aggiungiamo le mandorle tritate, i fichi secchi a pezzetti, le noci tritate e l'uvetta. Uniamo poi il pan grattato, le bucce grattugiate di mezza arancia e mezzo limone. Mescoliamo e lasciamo riposare per una mezz'oretta. In un pentolino facciamo sciogliere lo zucchero con il vino. Quando lo zucchero è sciolto, togliamolo dal fuoco e aggiungiamo anche l'olio. Versiamo i liquidi nella farina e lavoriamo l'impasto fino a renderlo bello liscio. Facciamolo riposare per circa mezz'ora. Stendiamo l'impasto e con l'aiuto del matterello facciamo una sfoglia sottile. Poi tagliamola con un coppapasta dal diametro di 10 cm. Mettiamo il ripieno, chiudiamo dando la forma di una mezzaluna. Con l'aiuto delle forbici facciamo 3 taglietti sopra. Inforniamo e facciamo cuocere a 180 gradi per 15 minuti.